Buongiorno amici e amiche e benvenuti in questo nuovo video in cui vi portiamo alla scoperta del Monte Carega. È la prima volta per noi che ci rechiamo in questa montagna, in questa zona, ed è stata effettivamente una bella scoperta. In realtà sono già stato da queste parti qualche settimana prima, raggiungendo sempre la cima del Carega ma facendo un sentiero escursionistico di cui purtroppo non ho il video. La settimana prima di questo video invece siamo stati nel vicino Pasubio per percorrere le famose 52 gallerie, che è stata una bellissima esperienza, soprattutto se fatta in inverno, anche perché mi hanno detto che in estate c'è talmente tanta gente che difficilmente si vive un'esperienza così bene, a meno che non si vada magari al tramonto. Detto ciò, ci avviciniamo al canale chiamato Vaio dei Colori, che sostanzialmente è il canale madre, il vaio madre da cui partono tutti gli altri vai. Ecco, il vaio dei colori e il vaio bianco. Da questo, dopo poco, noi abbiamo preso un bivio per raggiungere invece il vaio bianco. Siamo alla base del vaio dei colori e del vaio bianco. Bianco, come il tuo casco. E adesso risaliamo su di qua. Siete fortunati. Sorsetto di tè caldo e via. Di tè ustionante. Il vaio incomincia con una rampa facile in mezzo a blocchi di neve alternati a sassi non obbligatori, che nella nostra condizione che abbiamo beccato erano effettivamente molto duri e ben battuti, per cui non è stato difficile addentrarsi all'interno del canale. Durante la salita abbiamo incontrato due ostacoli, due blocchi di misto veramente facili che con un innevamento migliore neanche si dovrebbero vedere. Non è un granché qua. Un misto di... Abbiamo messo un più al PD. Un misto di... roba dura. Sì, sì, ma... Roba... Che altro qua la neve non era un granché. E adesso starei di nuovo a sinistra perché mi sa che qua è un po' più brutta la neve. Niente, abbiamo appena quasi cannato il bivio per il vaio dei camosci e invece bisogna andare a sinistra per il vaio bianco. Sì. C'è un passaggino. E qua dove ci sono sti cambi c'è sempre la neve peggiore. No, ok, qua è buono. Cioè qua è ghiaccio. Questo a farla scendere deve essere molesto. Sì, è vero, perché Basta
messaggio stronzo per farti rimpiangere. Esatto. Bellino qua. Inizia ad esserci un po' di luce. Chissà se gira l'angolo adesso o se va dritto. Sì, comunque, cioè, questo da scendere con gli sci paragonabile a più di una pista nera. Ma te considera che, cioè, le piste nere si arrivano, cioè le più pendenti arrivano tipo 38 gradi. Ah sì? Qui a sinistra c'è una traccia. È vero, però non credo che sia la GPS, non lo vedi? Adesso ci guardo, però io ho anche la relax, eh. Allora, noi in realtà secondo questa traccia un po' scrausa siamo fuori via. E comunque la direzione secondo la bussola è di là, quindi io andrei a destra. Ah no, sì, ho capito qual è, cioè qua, qua mi sa che c'è una deviazione per una cascata. Ah, la cascata, che sentire, però non è quella perché non è formata. Okay. Ma me l'aveva detto ieri un tizio. Okay. Mi ha detto che a metà c'è un altro bivio che non c'è scritto in quella relazione che hai letto tu. Okay. Che porta a un altro canale che poi ha una cascata, e quello c'ha tre saltoni di misto, poi ha una cascata, due cascate di cui una facile di terzo e una di quarto, alta 10 metri. Così gradinato, secondo me farlo con la prima neve appena trasformata è molto faticoso per i polpacci. Ah sì, perché qui poi qua sembra molto in Dolomiti. Beh, qua è un po' più fiabile. C'è una gulottina bellissima. Ovviamente va a destra, ma forse in realtà va a sinistra. Non va mai dritto. Se mai guardo la traccia. Abbiamo optato per la sinistra. Mi sembrerebbe giusto. Sembrerebbe l'uscita. Allez, giovane. Sei? Ho fatto una bella foto. Passa proprio sotto quella là, che è poi vicino a dove ha scaricato. Ah, ormai ci siamo, in teoria, secondo la mappa dovremmo essere. Tra poco dovremmo intersecare il sentiero. Oddio, il sole abbaglia. Bellissimo. Guarda che ti faccio una foto qua. Thank you.
Io ho paura che ci sia una cresta della Madonna. No, però è una figata. È una figata. Wow. Siamo su una, poi c'è anche un po' di cresta da fare. Bella. Quella deve essere l'uscita dei colori. E quella lì è la cima mosca, l'intramosca è quello lì, mi sa. Questo è grasso. Quello lì, vedi. Caspita, super bello. Perché se quella è la cima mosca, quello sarà l'intramosca, però c'è anche uno che si chiama ipermosca. Ah, forse sai cosa? L'intramosca è quello lì proprio dentro, vedi che c'è un altro canale che sbuca là, che sta dentro, a destra però. Esatto, e la discesa è quella lì. Dove ci sono quei tizi là? E quello lì probabilmente è l'ipermosca. Però quello è bello verticale. Quello non è campo grosso. No, infatti adesso c'è un gran giro di loca per tornare giù. Vogliamo andare in cima? Quella deve essere la cima, quella. Le crega? Sì, beh, direi che di tempo ne abbiamo, quindi. Vai. Se vuoi, ormai che abbiamo fatto questo, facciamo 30, facciamo 31. No. Grande, figata. Grande. Bella. Poi lì c'è una. Una Madonnina. Che poi guarda, alla fine a me mi spaventano quasi di più sti pezzi lunghissimi, relativamente facili. Perché se poi becchi la neve farinosa. Perché magari sei lì che non ci pensi e un attimo è scivoli. Invece magari sul duro. No, se è stretto è mentalmente più tranquillo. Sì. Poi di solito quando è stretto è anche più sicuro per le valanghe, perché lo tengono. Sì, sì, sono d'accordo. Durante la salita il canale è stato quindi molto bello, immerso in una bellissima valle, ma mentre siamo partiti da Rifugio Campo Grosso ci siamo ritrovati all'uscita su un vallone molto bello e molto estetico, esposto verso sud-ovest, con il quale poi ci siamo diretti appunto ad ovest per poi dopo raggiungere la cima del Carega. Ma ci deve essere l'altra uscita del bianco. Sì, c'è una biforcazione finale. No, dovrebbe essere comunque sempre sul PD più. E c'è lì. No, andiamo, c'è. E noi. Bene, bene, molto bene. Luca. Elia, piacere. Ciao. Ciao, Agostino. No. Alessandro. Ciao, Luca. Bella questa qua. No, ma tipo anche là, guarda che c'è un po' di passaggio. Poi prima ha scaricato un botto di roba lì. Sì, si è scaricato delle robe. Il collezzo proprio. No, vabbè, ma vi siete legati voi? Ma niente di serio. Niente di serio, esatto. Forse c'era. Avete fatto i colori voi? Sì. Messo bene. Era colorato. Sì, ci siamo legati per sicurezza, facciamo un risaltino un po' per lavoro. Poi dopo a scendere, dobbiamo scendere da quel canale no, c'era all'inizio. A scendere praticamente torniamo dietro la mosca. Esatto. E facciamo quel traverso attorno, lì. Esatto, giriamo tutto attorno a mosca e poi a un certo punto c'era il sentiero escursionista che ci porta. Sì, sì, è quello che noi abbiamo, perché noi mi sa che abbiamo fatto un avvicinamento diverso del vostro. E questo? No, cioè voi avete risalito tutto il canale anche prima. Esatto. Dalla strada bianca giù. Esatto. E noi invece abbiamo mollato la macchina in un punto, abbiamo trovato una traccia che saliva prima verso quelle montagne più giù. E poi abbiamo fatto un mega traverso in quota e a un certo punto abbiamo dovuto fare una discesa. È bellino comunque questo. Spettacolo. Bella cima mosca. Sì. Di nuovo caldo. Ah, ecco, ora mi ricordo. Bene, canale terminato. Io e Ago abbiamo fatto il canale di Svaio Bianco, che dovrebbe essere tipo PD più, e gli altri hanno fatto il canale dei colori, che anche quello dovrebbe essere più o meno allo stesso grado. Adesso qua siamo al rifugio Fraccaroli e
da lì saliamo in 3 minuti in cima al Carega. Qua ci sono tutte le creste ovest del Carega, il vallone dove c'è che si scende dall'altro versante. Bello, bello, straconsigliato. Il lago Rai. Com'è che si chiama, buon uomo? Questo? Vuole dei buale dei fondi. Illustraci. Prego, questo è, si vede palesemente che è un boale. Cos'è un boale? Non lo so di preciso. I fondi è in fondo, cioè vai verso il fondo. Quindi mi sembra giusto e alquanto... È inopinabile. Sì. Ah, quello lì lo vedevo da sotto. E pensavo, vacca, dobbiamo passare da lì. Fortunatamente non è stato così. Niente, adesso in realtà la discesa è in un canale che è poco più, poco meno ripido di quello che abbiamo salito. E quindi vabbè. No, vabbè, dai, si fa. Tutto sommato si fa. Niente, siamo scesi da là. E adesso proseguiamo giù per di qua. Con questa pendenza dovremo arrivare al sentiero iniziale, in men che non si dica. Qua c'è un punto che se dà pericolo valanghe bisogna stare in occhio. Si barcolla ma non si molla. No, cazzo. Un versante di discesa. Adesso qua ormai intersecchiamo il sentiero dell'andata che siamo passati da là. Ecco tutto il traverso che abbiamo fatto stamattina e anche adesso. Quasi la macchina.